riplive.it. The next step. Siamo qui il 25 aprile con Gaspar Pellegatta e mi trovo un po' spiazzata perché pensavo di trovarti da solo e invece ti trovo in compagnia. Raccontaci un po' questo duo, questa coppia oggi. Questa coppia meravigliosa. Sì. Ok, lui lo introduco, è il maestro Luca Romeni. Romani. Siamo amici affiatati da un sacco di tempo e devo dire che in vista di questi nuovi concerti che sto facendo durante questo periodo volevo un violino, assolutamente. E quindi la nota in più di oggi è un violino. Un violinista indie rock, che non è una cosa così scontata per i violinisti che vengono dalla scena classica, o no? Dato che io sono proprio a secco di musica, spiegaci un po' cosa vuol dire essere un violinista indie rock. No, vuol dire prestarsi a fare una serie di arrangiamenti, una serie di prestazioni, una serie di idee musicali che sono diverse da quello che è il nostro, diciamo, patrimonio normale di esperienza classica. Quindi, però tu sei partito comunque dal classico? Sì, sì. Per forza? Ma per forza non è detto, un violinista indie rock può benissimo non essere affatto legato alla scena classica. Io lo sono, adesso sono più invece legato al Gypsy, Manouche. Sto provando a studiare un po' e insomma l'indie rock comunque è secondo me un genere molto interessante, ecco, e sicuramente da sostenere. E tu, Gaspare, oggi cosa ci farai sentire? Sei con la chitarra? Sei con qualche altro strumento? Sono con la chitarra, con lo Stone Box, e il concerto sarà diviso in due parti. La prima parte con i pezzi dei primi due EP, invece la seconda parte, grazie all'aiuto di Luca, saranno i pezzi nuovi del disco che ho appena finito di incidere. E Vuoi parlarci un po' del disco nuovo? Cacchio, hai voglia! Vai! No, praticamente, ti ricordi, guarda, sì, perché volta poi appunto i nostri ascoltatori magari non lo sanno tutti, dì, però noi ci conosciamo da un sacco di tempo, ti abbiamo ospitato anche in radio a fare colazioni con i tuoi bellissimi quadri, appunto. Grazie. Poi dopo ne parliamo anche del tuo amore in 24 brioche, però no, adesso parti con il nuovo CD. Sì, questa volta non ci sono più soltanto le brioche, ma si sono aggiunti i pancake. Buonissime. E quello che sarà un album vero e proprio in 8 brani racconterà una storia che si divide tra Lavino Mombello, Gallarate e Toronto, passando anche per Amsterdam. Questi ultimi ci due vuole anni ci per vuole avere qualche ispirazione. Una passeggiatina da Amsterdam. No, è vero, in questi ultimi due anni ho viaggiato tantissimo in tutte queste città e ho voluto riuscire a raccogliere tutte le impressioni di quella che insomma è una gioventù universitaria che entra nel mondo del lavoro ma che allo stesso tempo non è mai ravvicinata, quindi entra in gioco un po' il tema della distanza emotiva. Abbiamo tutti un sacco di cose fighissime, WhatsApp, Skype, le mail, e magari ti ritrovi in un momento in cui le persone che vorresti più vicine a te sono sempre a distanza di chilometri. Ho amici che vado a trovare che sono giù a Roma, persone che vado ad abbracciare che sono a Parigi, e ci sono momenti in cui magari mi trovo nel mio piccolo appartamento a Laveno e mi dico, cazzo, io stasera vorrei prendermi un caffè con lei o una brioche con lui, una fare colazione. Come cazzo fai? Non puoi farlo perché. E quindi scrivi canzoni? E quindi scrivo canzoni per colmare questo vuoto. E come fai a unire lo scrivere canzoni e il disegnare appunto brioche e pancake? Da dov'è il connubio tra queste due cose? Ma in realtà è semplice, perché i quadri raccontano quelle che sono le canzoni. E le canzoni alcune volte nascono dai disegni e quadri che faccio, quindi è un connubio unico, è una storia che si sussegue. Quindi ci possiamo immaginare Gaspare Pellegatta seduto nella sua casetta di Laveno con davanti la tela, esatto, che disegna e man mano gli viene l'ispirazione. Esatto. No, e poi scrive. E poi scrive e poi saggiormente crolla sul pavimento perché sono le 4 del mattino e poi lavoro. E oggi, Gaspare, che sei qui al 25 aprile, quindi vabbè, è una data importante, non è un concerto qualsiasi. Vuol dire testimoniare anche qualcosa. Per di più, aprendo il concerto, anche Banda Bardò e il Duo Bucolico. Com'è? Cioè, nel senso, io sono già emozionata che dovrò intervistarli. E perché comunque sono un pilastro della musica italiana, appunto, poi che è legato anche alla politica, ha un messaggio particolare. Com'è essere, far parte di questo gruppo? È importante, emozionante, e io lo sento anche un po' come una piccola responsabilità. Perché il palco di oggi comunque è un palco che avrà un messaggio forte da dare, oggi è il 25 aprile. Stamattina mi sono affacciato sul balcone, c'era tutta la banda del comune che suonava in piazza per i caduti, ed è importantissimo riuscire a, anche se non si è fatto parte di quel periodo storico, a non dimenticarsi che oggi siamo qua perché durante quegli anni sono delle persone che sono sacrificate. E io capisco personalmente,
mi capita alcune volte di dimenticarmi, purtroppo, e penso che momenti come questi siano fondamentali per ricordarsi, rammentare e capire di nuovo l'importanza. E nelle tue canzoni entra qualcosa di su questi temi o sono un pochino più, diciamo, più leggere, più spensierate? Ti è mai capitato, magari mentre stavi scrivendo, di dire voglio mettere dentro questa critica o questo suggerimento? No, questo mai. Mi sono sempre voluto distaccare da messaggi politici, ma collegato alla giornata del 25 aprile, la libertà, nel senso che sia la cosa più importante che si può anche ritrovare nei miei testi, libertà di poter amare, stare vicino a qualcuno, che non è sempre facile in realtà, soprattutto adesso che ci sono tante divisioni a livello di confini tra stati, anche in Europa purtroppo. E questo amore che appunto tu dicevi che fa parte tanto delle tue canzoni e poi delle tue brioche, come fa a entrare lui in questo mondo di brioche e pancake? è mai entrato? Hai mai creato un personaggio legato al tuo amico? Sì. No, allora, con Luca no, ci sto pensando in realtà. Cosa però... potrebbe diventare un muffin? Probabile, io in realtà vorrei fare... È presente Titanic, la scena in cui c'è Leonardo? Sì. Ecco, io vorrei che lui sia la mia... Come no, sarebbe bellissimo, tu ti metti lì sul divano. No, in realtà con Luca non ho ancora pensato. Beh, allora è giusto oggi il punto di partenza per sì, creare... Il discorso del 25 aprile per me è anche molto importante, così come il fatto di essere insieme a Wanda Bardot, che, insomma... ormai parecchi anni fa, quindi una decina direi, aveva accompagnato un nostro viaggio per la giornata della memoria ad Auschwitz sul treno, loro giravano per i vagoni, suonavano e mi avevano molto impressionato per questo tipo di capacità appunto di dare un messaggio che non è tanto politico, cioè è politico nel senso che ci ricorda che la nostra situazione politica di oggi non è affatto scontata, non è affatto conseguenza di... non è regalata, è costata tantissimo, collegandomi a quello che diceva lui prima, soprattutto noi oggi dobbiamo esserne coscienti, perché le persone che sono più grandi di noi, anche solo i nostri genitori, appartengono a una generazione che comunque i cui genitori erano molto legati a quel mondo, siamo l'hanno noi che vissuto. Dobbiamo l'hanno vissuto, anche se magari in maniera un po' più indiretta, noi siamo quelli che siamo staccati e che abbiamo bisogno di ricreare questa connessione. Quindi 25 aprile, Wanda Bardot, per me è, fondamentalmente è il motivo davvero che mi ha spinto, dopo aver sentito anche i suoi brani, a collaborare con Gaspare. Poi per quanto riguarda le brioche e i muffin vedremo se ci proporrai per me. Beh, allora possiamo dire che ti aspettiamo una delle nostre prossime colazioni con un nuovo... Con un nuovo componente. Una new entry, esatto. E quindi niente, ci gustiamo questa birra e buon 25 aprile a tutti gli ascoltatori di Reply.it. Buon 25 aprile! Buon 25 aprile! Reply.it. The next step.